Io sono vice De Vanellis. Potrei, suo tramite, parlare con qualche pezzo tratto delle vostre telegrafi. Ma si capisce, ma il mio c'ha il fuoco addosso, se li vuole un pezzo addosso. Li concedo il nulla osta per un capo della posta. Rispondo con resquilli di ritardo, ma mi allineo alla norma delle poste italiane. Ah, andiamo bene assai. Per... Io telefonavo proprio per questo. Direttore, io ancora non ho ricevuto un pacco speditomi da mio nipote a Pasqua. Vabbè, signore, sono passate solo pochi giorni. No, a Pasqua del 59, ok. Oh, signora, che cosa conteneva il pacco? Alcune bottiglie di vino. Ecco, allora si spiega il ritardo. Non è del servizio, ma è un beneficio, beneficio per l'utente. Lei riceverà il vino invecchiato di 10 anni e quello più buono. Ah, vabbè. E senta, direttore, un'altra cosa. Io scrivo molte lettere a Roma, ma la massima parte non viene recapitata. Ma lei può sa il codice postale? E certo. Roma 00100. È proprio per questo, vede, 00 da una parte, 100 dall'altro. Ha capito dove finiscono le lettere? Ah, ho capito, sì. Essendo un luogo, è vero che ci sarà un nuovo aumento di tariffa per le raccomandate. Per forza, negli altri ministeri aumentano i raccomandati. Nel nostro aumentano le raccomandate. Sì, senti, direttore, è vero che sono in corso di emissione nuove serie di francobolli come volari? Ma benissimo, benissimo. Emetteremo tra breve i seguenti francobolli. Mascella verde, per commemorare il primo regolato italiano superiore al miliardo. Esculapio azzurro, per commemorare il bellissimo sciopero del personale ospedaliero. A vantaggio degli acquirenti influenzati, sul retro del francobollo è spalmato uno strato di colla alla penicillina. Insomma, direttore, la citazione è un po' caotica. No, non quante, te ne. Il riassetto delle botte è un fatto compiuto. Ma come? Se negli uffici ci sono un sacco di corrispondenza, non consegnate! Ah, ho dato ordine che la corrispondenza arretrata sia consegnata immediatamente. È proprio vera la notizia che sono state recapitate al destinatario le ultime lettere di Giacomo Ortiz. Le assicuro quindi che perfino nei più remoti vaccini la corrispondenza sarà acquistata con diligenza. Ma mi scrupolo, no? No, proprio con diligenza.